Rosita Stella Brienza. Ah, ho capito, devo fare un po' così. No, scusate. Ok, adesso ho capito il gioco, possiamo partire. In quest'anno, soprattutto grazie ai tournée club dove ho avuto un confronto diretto con le persone, mi sono resa conto quanto io sia non solo un artista, ma un simbolo per tante persone. Un simbolo per tutte quelle persone con le quali la vita è stata un po' stronza, perché la vita con me è stata molto stronza. Dalla mia malattia che mi ha perseguitata per anni e mi ha lasciato senza grandi possibilità di maternità, alla perdita prematura di mio padre. E invece di farmi travolgere dal dolore, mi sono rimessa in piedi e ho costruito un disco. La musica è stata la mia ancora di salvezza, perché mi sono ricordata di tutte quelle persone che negli anni mi hanno sempre detto mi hai aiutata grazie alle tue canzoni, le tue canzoni mi hanno aiutato a superare un momento difficile. Quindi ho detto se è successo con loro, magari può succedere anche a me, perché perdere mio padre in quel modo, dopo un anno di malattia intensa, dove io ho cercato di essere una figlia, ma purtroppo dovevo anche essere Emma Marrone per gli altri, e l'ho fatto in silenzio, non mi sono mai fatta scappare una parola su quello che in realtà stavo vivendo, perché credo di essere una persona molto dignitosa. E non mi va di fare i pianisti sui social e raccontare tutto quello che in realtà mi stava succedendo. Quindi ho portato avanti gli impegni che avevo preso. Mi dividevo tra Milano e il Salento, a volte con voli dove stavo 24 ore a casa e ritornavo a fare il mio lavoro. Ma sono contenta di quello che sono riuscita a fare per mio padre fino all'ultimo giorno, anche se non ce l'abbiamo fatta. E invece di mollare, e invece di perdermi nel dolore, di farmi travolgere dalle cose brutte della vita, ho fatto un disco e subito dopo il disco mi sono lanciata in un tour, e Sanremo è la ciliegina sulla torta. Però sono a Sanremo perché lui avrebbe voluto così. A tutte le persone che davvero hanno subito delle sofferenze enormi nella vita, ma veramente, che ce la possiamo fare tutti, ci si può rialzare.